Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un filato davvero speciale. Speciale perché? Perché è un 100% lana merinos e quindi questo già ci fa pensare a qualcosa di unico nel suo genere, ma soprattutto è un filato in lana super wash, quindi davvero pratico, che potrete anche inserire nella lavatrice la creazione che poi andrete a creare. E speciale anche perché ha delle sfumature davvero uniche, con degli accostamenti di colori sapientemente studiati nei nostri laboratori Tessiland. Analizziamo insieme il Super Kate. E vediamolo allora questo filato così speciale, questo Super Kate. Allora, la composizione l'abbiamo già anticipata. Si tratta di un 100% lana vergine merinos super wash, che si presenta così in gomitoli da 100 grammi per una lunghezza di circa 290 metri, per il quale consigliamo, eccolo qui, vediamolo per bene nel dettaglio, l'utilizzo o dei ferri 3,5-4,5 oppure dell'uncinetto 4-5. Veniamo ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio e poi analizziamo i colori, perché il Super Kate davvero ci presenta delle sfumature stupende. Allora, è consigliabile dopo i primi lavaggi a mano comunque di utilizzare sempre la temperatura non superiore ai 30 gradi. È possibile stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi, sempre ovviamente, come già sapete, apponendo un tessuto, un panno nella parte superiore di protezione. Non è possibile riporlo ad asciugare in un'asciugatrice, ma invece consigliamo di riporlo in una posizione piana, lontana da fonti di calore eccessive. Non è possibile candeggiarlo, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Adesso però vediamo i nostri telini ed analizziamo nel dettaglio ogni singola sfumatura di questo Super Kate. Questa che vediamo qui è la variante Ginger. Allora, i colori che predominano li possiamo vedere ancora meglio qui nel dettaglio sul nostro telino. Quindi ci sono tante diverse sfumature di rosso, intervallate anche da colori un po' più tenui, come possono essere il tortora, oppure anche qualche nota più chiara tendente al bianco. Davvero molto molto bello. Ed immergiamoci nel profondo blu con il Super Kate Mare, in cui ovviamente i toni che prediligono sono, lo abbiamo anticipato prima, i toni del blu, e ce ne sono davvero di ogni tonalità, da quello più chiaro a quello più scuro, intervallati sempre da sfumature ancora un po' più chiare, anche tendenti, diciamo, al tortora, anche qui, o al grigio, in modo tale da risaltare davvero la profondità di questo meraviglioso Super Kate Mare. E invece adesso analizziamo un Super Kate dai colori un po' più esotici. Infatti parliamo del Super Kate Ananas, in cui vediamo tutte le varie sfumature del giallo, ma anche dal verde, insomma, al lime, al verde più scuro, con qualche nota tendente all'arancione che sicuramente ben si accosta sia al giallo che al verde. E adesso invece distendiamoci davanti ad un suggestivo tramonto con il Super Kate Romantico. I colori sono quelli che abbiamo anticipato, un po' del tramonto, quindi abbiamo il porpora, abbiamo queste note di fucsia, di viola, di celeste e questa linea poi bianca che ovviamente, insieme a tutte le altre sfumature che abbiamo visto in questo telino e anche nei successivi e in quelli precedenti, sfumature che comunque, insomma, si ripetono lungo tutto il corso della vostra creazione. E andiamo verso l'infinito e oltre con il Super Kate Horizon. Questa volta vediamo tutte le tonalità di verde, molto più scure, però molto più profonde, messe in risalto da questa nota di blu altrettanto scuro e questa nota vivace di lime. E concludiamo questa gamma di colori con il Super Kate River. In questo caso vediamo anche qui tante diverse tonalità di blu, dal più chiaro a più scuro, sicuramente una grande profondità di colori che vediamo appunto con quest'ultimo Super Kate River.
Le sfumature le abbiamo viste per bene nel dettaglio, soprattutto grazie all'aiuto dei nostri telini. Ma torniamo un attimo alla praticità. Abbiamo detto prima, superwash, quindi ciò vi consentirà di realizzare delle creazioni davvero molto pratiche, semplici da lavare, adatte anche ai più piccoli, soprattutto per la composizione che, ripetiamo, è appunto composto il cate, vale a dire un 100% lana merinos. Quindi ciò vi consentirà di aggiungere un tocco di colore nella vita di chiunque, dai più piccoli ai più adulti, perché poi le creazioni che potrete creare sono tante. Ovviamente pensiamo subito a dei maglioncini, o perché no anche a dei vestiti. Pensate a quella ripetizione di sfumature lungo tutto un vestito, insomma sarà davvero qualcosa di originale e soprattutto di super morbido. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi su tutti i nostri social e soprattutto sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella in modo tale da essere costantemente aggiornati sui prodotti Tessiland. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo articolo. Ciao!